Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa Monosem, la NG4, che è uscita l'altro ieri. È una mod sfornata da Vertex. Ho deciso di darci un occhio perché comunque mod che escono da loro meritano sempre un occhio di riguardo, e comunque questa è la prima Monosem che esce per il 2015. E niente, ho deciso di presentarla perché veramente è una buona seminatrice. Come ben sapete, ripeto che da Vertex c'è da aspettarsi qualità. È stato fatto un buon lavoro, anche se comunque appunto la seminatrice è molto semplice, non ha niente di articolato, ma hanno fatto veramente un buon lavoro. E questa qui appunto è una seminatrice 4 file che semina barbabietole e patate, scusate, barbabietole e mais. La trovate nella categoria mod seminatrici. Sto diventando anche cieco, eccola qua, la Monosem NG4. Vedete che la potenza richiesta sono 70 cavalli, il tipo prodotto è mais e bietola, e azione raggiazione sono 3 metri, capacità 208 litri. Quindi, come vedete, la seminatrice è molto piccola, va bene per le mappe ristrette, per i campi piccoli, perché veramente se dovete fare campi grandi non finite più e basta. Per quanto riguarda il modello, eccetera, non ho niente da dire. Guardate voi i dettagli, vi lascio a voi i commenti, perché veramente, veramente sono bravi. Ogni mod, anche se è una cosa semplice, ci mettono veramente una gran passione e fanno dei lavori molto 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 belli. Comunque dicevo, appunto, il dettaglio del modello non ho niente da dire, è quasi perfetto. Come funzionalità non ha, diciamo, niente di speciale. Vabbè, la possibilità di aprire a destra, a sinistra, tracciafila, e poi vedete che comunque è completamente animato. C'è tutti appunto i componenti qua che si muovono, seguono appunto l'andatura del terreno, vanno su e giù. È anche veramente bella da vedere quando fate campi molto appunto in salita, discesa e non dritti. È veramente bella vederla lavorare, è veramente veramente fatto una gran cosa. E basta, niente, per il resto funzioni aggiuntive non ne ha il dirt, che si sporca anche molto velocemente, è anche molto ben fatto. Basta, modello graficamente non pesa assolutamente niente, neanche la moda del pacchetto pesa proprio, ha un peso insignificante, e basta. Per il resto non ho notato altro di speciale, insomma, questo è quanto. Andiamo a provarla subito. Qua sono sulla Two Rivers Map, che userò anche per presentare un po' di robe per il contest, quindi sarà questa la mappa. Ha la possibilità, vabbè, qua già riempita, la possibilità di seminare fino a 10 km orari. Quindi andate tranquilli. Proprio parlavo di mappe piccole, mi sono messo a seminare qua sulla Two Rivers, che vabbè, ormai ero qua, ho fatto qua. Boh, perfetto. Cominciamo da in mezzo, non importa. Basta, vabbè, questa comunque vedete le animazioni quando la abbassate. Vedete già che sono appunto tutti i cosi mobili. Le molle sembrano animate, ma comunque sì, è un'animazione, ma non sono proprio molle vere e proprie, sono appunto le estensioni del pezzo. Eccolo qua. Avete l'unfolding ride marked, praticamente l'indicatore di fila, quello qua col tasto Z. Al solito i seminati sono come quelli normali, non c'è, diciamo, nulla di diverso. Io qua metto l'helper così posso farvi vedere meglio. No, non va neanche perché il campo non è mio. Allora, mi arrangerò io, perfetto. Ma darca miseria, ho trovato proprio il campo che non è mio. Scusate un attimo, sorry. Se non faccio i fail in presentazione non sto bene. Eccoci qua. E credo l'helper possa andare, perfetto. Così posso farvelo vedere da fuori meglio. Eccolo qua. Vedete anche l'animazione appunto della terra, delle zappe. Il particolo delle polveri è perfetto.
Adesso qua non riesco a farvi vedere tanto l'animazione, il movimento, ma comunque c'è. Guardate anche qua il cardancino dei semi che si muove. Come serbatoio appunto è molto, molto piccolo, quindi ripeto è per mappe piccole eccetera, sono veramente diventate ebeti. Guardate che comincia già a sporcarsi. Bene, perfetto. Ormai lasciamo che faccia un giro. Vedete anche appunto bene come si alza. Gli helper sono proprio dei draghi in fine campo perché veramente qua. Ok, perfetto, fermo l'operaio qua che se no mi fa altro che danni. Fanalleria è a posto, eccola qua. Indicatori di posizione, frecce. Ok, qua vedete già appunto il dirt che si è cominciato a sporcarsi, guardate che veramente hanno fatto un gran lavoro anche se appunto ripeto la mod è piccola ma sono veramente veramente impegnato e ho fatto un bel lavoro. Io termino qui, non c'è altro da dire, come detto, è una semplice simulatrice, non è che posso appunto star qua a dirvi altro, questo è il suo lavoro. Basta, io vi lascio il link in descrizione, qua vi ripeto, sono sulla Two Rivers Map, questo qua è il T465, che è quello di Gabri, che vi lascio il link in descrizione se lo volete. Apro una piccola parentesi, un po' piccola, vabbè, adesso hanno praticamente staccato Google Plus da YouTube, quindi tutta la pappardella che scrivo nei testi di Facebook qua e là, per chi non ha Facebook, guardi sempre la descrizione perché la metto lì una volta, se vi ricordavate. Veniva fuori nei commenti come primo commento, adesso l'hanno staccato, non c'è più. Quello che scrivo, quel testo là, è tutto in descrizione, quindi andatevi a leggere che scrivo sempre informazioni su tutti i video e niente, andate a vedere lì perché appunto non lo vedete più nei commenti. Seconda parentesi, niente. Per quanto riguarda il video di maiali ieri, che ho visto che certi hanno criticato, il mio, cioè, è un video per mostrarvi come ho scritto che è un implemento che hanno fatto su una mappa. Mi è sembrato carino farvelo vedere, vabbè, non è una brutta cosa, ma insomma, cioè, è la vita, non è che i maiali sono immortali, eccetera. Nella realtà, vabbè, qua magari mettono celle frigorifere, ma quella mappa lì che è appunto i paesi dell'est, paesi poveri, la storia funziona così. È così, insomma, cioè non era nessuna discriminazione contro i maiali, contro niente, è solo una cosa per far vedere, secondo me appunto è una cosa che dà un plus alla simulazione e basta, non voleva essere niente di appunto macabro, era così per farvelo vedere, comunque visto che certi sì, hanno apprezzato, certi no, comunque insomma, vabbè, non è un gioco, non è una tragedia, cioè, dopo magari sono andato a giocare Call of Duty, uccidete migliaia di uomini, vabbè. Basta, adesso aspettiamo sto benedetto contest. E ho visto il video della Crone ultimo di BM. Mi sono cagato letteralmente in mano. E basta, questa penso che quella sarà la prima mod che va in presentazione. Quindi appena esce vado giù diretto su quella, credo. E basta, io niente, vi lascio appunto tutto in descrizione come sempre, aspettiamo il contest e basta, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao ciao!